Bella ragazzi, sono sempre io, Silent Gigi, ed eccoci qui con un nuovo fresco appuntamento con Forza Horizon. E finalmente sono riuscito a continuare la serie, quindi niente ragazzi, iniziamo questo live commentary con questa bellissima M5. Allora, essendo un po' che non ci gioco, finalmente sono riuscito a staccarmi da Assassin's Creed. Purtroppo non farò video su quel gioco, come già ho detto. Ho finito e sono rimasto un tantino deluso. Non mi ha convinto molto. Vabbè, adesso lasciamo perdere, non andiamo troppo fuori al discorso. Vediamo subito di fare una gara. Allora, bracciale verde, qui nuova auto richiesta. Vediamo qua. Dirigiamoci subito al punto fissato. Sono 3 km. Non trovate? Macchina davvero ingovernabile. Devo un attimo riprendere la mano perché allora girare a sinistra. Sembra un'emozione questo gioco, veramente. Diciamo che mi mancava abbastanza da Assassin's Creed. Ho giocato solo a quello. Adesso è in attesa di martedì. Uscita di Black Ops 2. Vedremo come sarà. Ho deciso che lo prendo per la 360. Penso proprio di sì. Così, senza nessun motivo. Lo prendo la 360 senza troppi pensieri. Allora, la gara era lì. Cazzo. Iscriviamoci subito. Devo dire che hai affrontato le gare di apertura davvero professionista. Continua così, eh? Vai. I giudici di... Per fare in modo che con quell'auto, credo che dovresti potenziarla prima di partecipare. Potenziamola. Abbiamo la spesa a 15.000, va benissimo. Crediti disponibili a valanghe. Ragazzi, sono miliardario. Cioè, le cuffie che suonano troppo. Mi sento la voce, non so se strillo. Vabbè. Vuoi una vera sfida? Prova a impostare difficoltà difficile o folle. Ambe. Non ci ho mai giocato, adesso potrei provare, ma potrei fare figure di merda epiche dopo un po' di tempo che non gioco. Vediamo subito di fare la gara Fat Lace Hot Hatch Hustle. Vediamo un attimo difficoltà com'è. Allora, posto. Quasi proverei a aumentare un attimo la difficoltà. Però vabbè, dai. Adesso un attimo riprendiamo la mano. Ti sei mai fatto Rhode Island Avenue ai 2:40 di notte a fari spenti? Lo sapevo. Allora sei un pro, cazzo. Uno, vai. Ho davanti il mio, la mia faccia, una 500 Abarth, mi pare, o una 500 normale. È ingovernabile questa macchina. La 500 mi tampona. È ingovernabile veramente. Vediamo un attimo di gestire bene. Questa è in curva, però il gas lo prende, eh. Lo cazzo, stiamo a correre a Central Park? Passa in mezzo. Wow. Merda, che non sei altro. Oddio, ma devo grattare, c'ha sto microfonaccio del cazzo che c'ha sto velo.
ragazzo, devo arrivare primo. Guarda sto stronzo. Eccolo, Howard. Tutto stronzo. Ci senti? Oh cazzo, ho premuto un pulsante sbagliato. Volevo cambiare marcia. Secondo giro per noi, prima posizione. Merda, questa la sbaglio sempre. Dai col gas. Ti piace starmi nel culo? Merda. Ma che mi supera. Dai, 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 mamma mia, perfetto. Ragazzi, tra un po' di giorni, non so più preciso quando, tra una, due settimane, buttiamo là. Prendo la patente, ragazzi, devo fare la pratica. Il pubblico ti adora. E dopo vedremo, saranno cazzi amari. Olè, ci avviciniamo al nuovo bracciale blu, questa volta nella classe 3. Adesso andiamo su... no? Beh, la mia classicissima M5 deve rimanere sotto le mie mani. Modalità foto, diciamo, la preferivo su Gran Turismo 5. Davvero più professionale. Fatemi abbassare un attimo il microfono. Allora, come cazzo si abbassa tra le cuffie? Olè. Così è meglio. A posto, voi mi sentite? Io registro. Allora, facciamo subito un'altra garetta. Cazzo, mi sono sbagliato. Mappa. Allora, c'è disponibile questa che mi gusta, Ford Challenge. Questa buona. Oh, questa. Vai, butta là. Sta un posto vicino. Cazzo, ci metto 3 anni per arrivare là. Beh, intanto trasporto rapido qua. Marco Baran è stato richiamato di nuovo per modifiche. Questa sarà la mia prossima macchinina. Beh, uno può sempre provarci, no? Questa è per te, Marco. Vai, per di qua. Oddio, quanto parte. 5 km. Intanto andiamo un attimo di impostare un altro argomento. Siamo a 8 minuti di video. E niente ragazzi, come vi stavo ben dicendo, ho intenzione di prendermi Black Ops 2. Io adesso non ho visto nessun trailer, niente di niente. Mi voglio gustare il gioco così, a scatola chiusa. Spero che non sia deludente, perché sennò veramente spacco tutto. E diciamo che a me Black Ops via non mi ha deluso, mi è piaciuto particolarmente, ma a me è un po' tutti i COD. Io per carità sono strafissato con COD 4, è stato il più bello di tutti. Ma comunque sì, tanto mi arrivano messaggi su Facebook. È stato il gioco più bello di tutti, COD 4. Quindi non so, la mia vita rimane ferma lì. No, vabbè. Modern Warfare 3 l'ho apprezzato, anche se non è piaciuto a tutti. Anzi, molti pareri discordanti, tanti che dicevano che è un gioco brutto, non ha, è stato molto impressionante. Non ha convinto, ecco. Però io alla fine ci gioco, non ho grandissime aspettative.
come avevo con Battlefield 3, che me la soddisfatta al 100%. Quindi speriamo solo che sia un gioco divertente, un po' per rinnovare le cose. Quindi niente ragazzi, affanculo qua. Siamo quasi arrivati. 200 metri, arrivo a destinazione. Arrivati alla destinazione, iscriviamoci subito al The Gauntlet. Vai. Buona, così. Che altro c'ho qua? Ah sì, dai, facciamolo con la mia macchinina. Salvataggio del contenuto, non spegnere la console. 10 minuti di video. Mi sono dovuto ricomprare un nuovo controller, quello vecchio era decrepito. Si disconnetteva da solo, non so per quale strano motivo. Vai, iniziamo la gara. Vediamo. Non te la prendere quando ti batto, bello. Grazie. Ci devi abituare. C'è la macchinina del cazzo, ma anch'io non scherzo. Via. Partenza. Lampo. Siamo tutti in fila, uno dietro l'altro. Vediamo di combinare qualcosa. Beh, questa macchina è cattiva. Non so. Avrebbe una maggior tenuta, forse sarebbe meglio, perché questa trazione posteriore, ogni curva che faccio mi vola via. Però dai, non demordo. Il mio obiettivo è sempre quello, arrivare primo. Dai, col gas. 200 km orari. Si aumenta di velocità a 220. Vediamo di superare i 200. Vediamo anzi di superare questo stronzo. Godetevi la canzone intanto. Merda. Non vedo una sega. Cazzo, è tosta chi appalli, eh? Merda, non ce la faccio. Meno che faccio la magia ora. Dai, 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 cazzo, dai, cazzo, dai, cazzo. Vabbè, dai, secondo, penso. Vabbè. Concluso secondo. Prima partita in cui non arrivo primo. Mi rode. Sto forse assistendo alla nascita di un autentico pilota da corsa. Però dai, soddisfatto così, seconda posizione. Ci si avvicina all'altro bracciale sempre di più. E per adesso faremo l'ultima gara ragazzi, come solito tre gare per puntata. Io e i ragazzi al parcheggio di Carson abbiamo organizzato altre gare. Anzi, se ti va, sai cosa fare. Facciamoci una bella gara. Fatti vivo. Clandestina. Che ne dite? Dai, dato che non ho molto tempo, spendiamo questi 10.000 crediti, non me ne frega un cazzo. No, 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 fermo qua. Di nuovo vai sulla mappa. Mappa, mappa, mappa. Gara clandestine. Via. Sta macchina, quando sta in seconda, non gli si può dare tutto gas. Se devi curvare, ti vola via.
Olè. Hai lo sguardo famelico, amico. Dai, andiamo a farci una corsetta. Vai qua. Selezionata. Una bella Lambo in sfondo. Una bella stanzone. Guarda si stronzi. Questi ragazzi conoscono le strade meglio di chiunque. Frega un cazzo da me. Partenza di merda. Guarda, non ci sto capendo un cazzo. Vabbè, siamo quinti. Dai però, andiamo di spingere sull'acceleratore. Forse questa non è la macchina più adatta, però... bisogna saperla portare, bisogna avere il manico per saper portare macchine del genere. Dai, 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 no. Orco cane, non ho visto. Via. Madonna, non vedo un cazzo. È ora di cambiare questo televisore di merda. Dovrebbe essere in arrivo un bel Samsung Smart. La Smart TV, la, come cazzo si chiamano, questi ultimi modelli con webcam, internet, cazzi mazzi inclusi. Ah, era ora che scalavo. Prende il via. Dai, 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 dai. Via così, 80%. Merda. Ce l'ho dietro. Ragazzi, volevo dirvi un'altra cosa, mi sono dimenticato. Chi ha voglia di giocare con me e fare una bella sfida su Horizon, mi aggiungesse su live. Il mio ID è lì in alto a destra, potete leggere. Quindi aggiungetemi, deve essere divertente farci una bella partita insieme. Intanto gara conclusa, prima posizione. Si continua e si prendono 46.000 crediti, ragazzi. Si va a 450.000. E niente, ragazzi, il video per oggi concluso qui, insomma. Altre gare non ci saranno. Magari non so se io mi faccio un'altra gara così, giusto, just for fun, come si dice, senza registrare. Un po' di cazzeggio ci sta stasera. Già di ritorno. Eh già, io ho spaccato il culetto. Quindi ragazzi, il video finisce qui. Voglio dirvi solo un'ultima cosa. È una cosa che avevo intenzione di fare, ma non sono ancora pienamente sicuro. Devo ancora decidermi. Ho intenzione di fare un altro video, questa volta però un video, un commentary, sono molto sicuro, con un bel videoblog. Cioè, per chi non sapesse, registrerò insomma con una webcam. Però, insomma, la mia videocamera, la mia faccia, quindi insomma una cosa carina per conoscere insomma anche quello che parla, il commentary, cioè io.
Quindi ragazzi, non so ancora se lo farò una cosa del genere, ma veramente mi piacerebbe poter fare cose così. Quindi non so, o lo farò più avanti quando c'ho un po' più persone che mi seguono. Vedo che comunque sia la serie di Horizon sta riscuotendo un discreto successo, e quindi non so se farlo il prossimo video o comunque sia a breve lo farò, ragazzi. Quindi quando vedete la mia faccia significa che l'ho fatto, e si aspetta un bel mi piace, un bel like per me. Quindi ragazzi, niente, ci vediamo al prossimo video, e bella per tutti e buon Black Ops se non se voi già l'avete preso. Quindi ragazzi, bella, io vi dico buonanotte perché è sera. Quindi ciao ragazzi, e niente, al prossimo video, bella.